Siamo con Alessandro Bertoldi, presidente di Confassociazioni Public Affair. Siete stati auditi in Commissione Affari Costituzionali e l'obiettivo è quello di avere una legge quadro per l'attività di lobbying, di rappresentanza di interessi. Sì, siamo stati auditi in moltissimi, sia in presenza che per via testuale. Il Presidente Pagano, come anche nell'intervento di oggi alla nostra conferenza stampa, ha ribadito che entro l'anno la Commissione intende produrre una proposta condivisa tenendo conto di tutti i contributi sia degli rappresentanti di interessi e dei soggetti interessati esterni che dei membri della Commissione e delle varie forze politiche. Il nostro auspicio è quello di avere quanto prima un testo condiviso che tenga conto di tutte le considerazioni e per arrivare quanto prima a una legge quadro che ormai in Italia si attende dalla 13ª legislatura. Insomma, l'attività di lobbying è un'attività importante anche per la democrazia. Assolutamente sì, come diceva il Presidente Kennedy, quello che i miei collaboratori mi spiegano in 3 giorni, i lobbisti riescono a spiegarmelo in 3 ore. Questa è la nostra funzione, è un'attività professionale, specialistica, di fatto è una che unisce varie tipologie di professionalità, ma alla fine serve a semplificare e a trasmettere in maniera semplice dei concetti complessi e decisori, portandoli sulle posizioni diciamo da noi auspicate da noi e dai nostri clienti, ma in totale trasparenza. Quello che vogliamo arrivare a fare appunto è che sia evidente quale sia la nostra professionalità, e quindi auspichiamo con questa legge si possa arrivare anche a questo e a non fare più il fraintendimento tra o l'equazione affarista-lobbista, che per noi non esiste.